Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi vi farò vedere come ho realizzato questi orecchini che a me piacciono tantissimo. Sono molto leggeri anche, non sono pesanti per niente. Sono pendenti, come vedete, sbilluccicano anche tanto. E la perlina principale per realizzare questi sfere o trottoline, si può dire anche così, e la ginkgo, vedete? E questi sono per primi che ho realizzato, e poi vi farò vedere delle altre versioni. Qui li ho realizzati con queste perle da 4 che sono sfaccettate, vedete? E invece ho fatto la prova qui con le perle normali, perle tonde, per vedere se vanno bene, e vanno bene. E in più, come vedete, qui ho fatto un altro giro perché ho inserito anche questi picono da 3 perché volevo un po' di luce. E poi ho realizzato un altro molto colorato che mi piace altrettanto, proprio carinissimo questo qua. E questo è, se volete smaltire magari delle ginkgo che avete, no? Le potete mettere come volete, colori che desiderate, senza pensare a uno schema o niente di che, così come vi viene a mano. E adesso vi farò vedere l'ultimo, che è un po' più elaborato. Come vedete, ho inserito qui sopra delle 15 zero, ma perché non mi piaceva, perché si vedeva il filo, anche se filo trasparente si vedeva, non mi piace quando si vede il filo. E allora ho inserito questo giro. E devo dire che è più delicato così, le dà qualcosa in più. E qui anche ho inserito il giro di picono, vedete? Spero che piaccia anche a voi altrettanto e vi farò vedere adesso di quello che abbiamo bisogno per realizzarli. Allora, le ginkgo, poi picono da 3 mm, le perle sfaccettate, forse se volete più luce, vedete, danno più luce queste, sono da 4, delle mini duo, delle coppette, perché ci vuole, e un come si chiama, boh? Un chiodino, ecco, non lo so, ultimamente non mi vengono le parole, chissà, speriamo che non c'è niente di male. E questa perla da 12 mm è una semplice perla in acrilico ed è meglio inserire perché alleggerisce ma proprio tantissimo il orecchino, è quello che vogliamo, anzi a me piacciono leggeri. E poi questi elementi, io ho inserito questi fiorentini che ho già assemblato con un po' di vedete qua, ho messo un picono qui sopra, una perla sfaccettata così per dare un po' di luce, vedete? E delle 15-0. Poi, se non volete realizzare i giri in più, vi farò anche vedere dove fermarvi e realizzarlo come questo. Vedete? Così semplice, senza bicone, senza. A me piace tanto anche questo. È ovvio, questa sfera, questa trottolina. Lo potete utilizzare come volete, anche fare delle
delle collane o braccialetti, quello che volete. E allora io filo, il mio filo è da 0,15 trasparente e si inizia nel prendere 5 mini tubo chiusi a cerchio, ripassare più di una volta e sono salita nel foro alto, qui vedete. Adesso tra ogni mini duo dobbiamo inserire un'altra mini duo. Poi vedete che ecco, ho già sbagliato. Sono andata troppo lontano. Poi vedrete quanto è facile realizzarlo. Un'altra cosa, sì, il materiale è proprio pochissimo, per ogni rechino ci vogliono 10 ginkgo e 10 perle, insomma, vedete che il materiale è poco. Adesso, quando abbiamo finito di inserire le mini duo, dobbiamo fare un altro giro e stringere bene il lavoro, perché è importante stringere, così renderà la forma giusta. Vedete? Più si stringe, più diventa. Vedete? Così. Bisogna arrivare in questa forma. Direi che ci siamo e adesso stringete sempre bene bene il filo. Tirate perché è importante che arrivi a avere questa forma, vedete? E adesso bisogna salire nel foro alto dalla mini duo. Così. Adesso prendiamo questa sequenza, una ginkgo in questa posizione, una perla da 4 e una ginkgo. Vedete? Così. In questa posizione. Le mandiamo giù e adesso rientro nell'altro foro della ginkgo, vedete? Mi prendo la perla sfaccettata ed entro nell'altra ginkgo, sempre foro laterale, no? Nell'altro foro e anche nella mini duo, vedete? Così. Così. Adesso un'altra volta prendo la ginkgo, la perla sfaccettata e la ginkgo. Vedete? Così. Le mando giù. Vedete? Adesso entro nell'altro foro dalla ginkgo, mi prendo la perla sfaccettata, entro nella ginkgo e nella mini duo. Vedete? Così. E si fa così fino a si arriva alla fine, in totale 5 volte. Dopodiché dobbiamo a salire dal foro qui da una ginkgo, ci vediamo lì. Allora ho finito il giro e sono salita su, sono uscita da questa ginkgo. Adesso mi prendo una mini duo, entro in questa ginkgo, in questo foro che è più vicino, entro anche nella perla sfaccettata, così. E
esco. Vedete? Adesso mi prendo un picono da 3, tirate sempre bene, entro in questa perla ed esco, vedete? Così, vedete? Adesso mi prendo un altro picono ed entro in quest'altra perla sfaccettata. Vedete così. Adesso bisogna stringere bene, importante che qui stanno vicino le perle. Faccio, ripasso un'altra volta, appunto solo per stringere bene. Così. Entro in giù. E adesso vedete, quando sono qui che esco da questo picono, vado giù per la 5 qui. Rientro in quest'altro foro finché salgo qui a uscire da quest'altro foro, perché anche qui dobbiamo inserire una mini 2, vedete? Prendiamo la mini 2 ed entriamo nella 5 di fianco e anche nella rondella, sì, si può dire anche rondella, anche nella perla sfaccettata, vedete? Adesso mi prendo il picono, entro in quest'altra perla, esco, stringete sempre bene, così, mi prendo l'altro picono, entro in quest'altra rondella, vedete? Così. Adesso facciamo un altro giro, è importante per stabilire il lavoro. Ecco. E adesso quando siamo dentro in questa perla, entriamo anche nella 5 e usciamo dalla 5. È un giro così. Vedete, poi entriamo in questa 5, andiamo su per uscire come sempre da questa 5. Praticamente dobbiamo inserire tra ogni 5 una mini 2 e qui in questo spazio inserire il picono. Adesso dobbiamo anche inserire questa perla qui e poi con calma facciamo il resto, vedete, così più o meno. E poi se il buco si sposta, che non rimane qui sotto, allora si può anche trovare. Vi farò vedere se mai deve succedere. Mi prendo la mini 2, entro nella 5 di fianco e nella perla, vedete, stringete sempre bene. Adesso è la volta del picono e dentro nella perla. Così. Bisogna stringere sempre bene. Facciamo un altro giro. Vedete? Bisogna stringere bene. Adesso vado giù per la 5 e rientro nell'altro foro finché arrivo su in cima. Ecco.
Adesso si fa come abbiamo fatto prima, no? L'importante è che tra ogni cinque si inserisce la mini 2 e tra queste si inserisce il picono da 4. Adesso io faccio anche le altre 2 e ci vediamo dopo. Eccomi, ho finito il giro e sono qui sopra, anzi entro anche nella ginkgo, vedete? E adesso dobbiamo inserire il chiodino per fissare bene che si veda il buco, perché poi dopo magari non si può più fare così. E questa parte lo pieghiamo leggermente, perché così non esce fuori, e adesso dobbiamo finire questa parte. Lasciamo così intanto. Saliamo nel foro alto dalla mini 2 e adesso tra ogni mini 2 dobbiamo inserire un'altra mini 2, così per tutto il giro, vedete? Dopodiché si sale sempre nel foro alto dalla mini 2 e si stringono, no? Si passa tra tutte nel foro alto finché il lavoro si stringe. Si stringono una accanto all'altro e così abbiamo fatto come qui, vedete? Adesso ho inserito l'ultima. Vedete? Bisogna salire nel foro alto e passare tra tutte e 5 mini 2 nel foro alto e fare 2-3 giri anche per fissare bene il chiodino. L'asola del chiodino deve rimanere fuori. Così, vedete? Stringete bene, passate 2-3 volte. Io passerò anche 2-3 volte finché stringo bene. Dopodiché bisogna uscire da questa mini 2, vedete? Qui, che si trova qui. Ci vediamo lì. Allora, come vedete, io sono scesa e sono uscita da questa mini 2, che si trova vicino alla ginkgo, no? Nel foro basso. E adesso dobbiamo, per facilitare il lavoro, è meglio che andremo a inserire le coppette, così, sia da una parte che dall'altra, vedete? Così è più facile lavorare con l'ago e filo. Così. Vedete? E adesso bisogna realizzare l'ultimo giro, che dobbiamo utilizzare le 15-0. E tra una mini 2 e l'altra, vedete queste mini 2 che si trovano tra le 5, dobbiamo inserire 4 15. Vedete? E ci colleghiamo da quest'altra mini 2, vedete? Così. Altre 4. Vedete? E stringete sempre bene, è importante. Vedete? Così.
Adesso io andrò a fare anche da quell'altra parte, poi inserisco tutti i componenti, sia i fiori che il perno, e ci vediamo dopo per presentarli. Vedete? E adesso lo farò anche da quest'altra parte, si fa la stessa cosa, ci vediamo dopo. Allora, come vedete, ho messo il perno, i componenti qui sotto. Mi piacciono tanto questi fiorellini perché sono leggeri, tanto di effetto. E voi potete mettere qui sotto quello che volete, una goccia, una napina, qualsiasi cosa che piaccia a voi, questo non ha importanza. Allora, questi sono orecchini trottolina, mi piace il nome perché sono delicati e spero piace anche a voi che lo realizzerete in tanti. Questo è tutto e speriamo a presto. Ciao ciao ciao.